Abbiamo questa bella pasta al nero di seppia, guardate che meraviglia. E allora ci inventiamo una salsa di mare per esaltarla al meglio. Andiamo in cucina. In un saltapasta aggiungiamo un filo d'olio Evo, quindi le nostre seppie ben lavate, pulite e tagliate, quindi un trito di prezzemolo, aglio, un po' di peperoncino e quindi andiamo un po' in cottura. Fiamma allegra, facciamo soffriggere un po', aggiungiamo quindi dei pomodorini ben maturi tagliati a metà in questo modo, sfumiamo con del vino bianco. Prepariamo le nostre cicale e i nostri gamberi, quindi aggiungiamoli in padella e continuiamo la cottura. Queste per ultime così cuoceranno un po' meno. Aggiungiamo quindi un po' di passata di pomodoro giusto per dare colore ed in circa 20 minuti questo è il risultato che otterremo con la nostra salsa. Prepariamo quindi la pasta. Giriamo continuamente, mi raccomando, per evitare che la pasta si attacchi, così. Questo ci vuole. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Andiamo ad impiattare. Questo è un piatto di pasta davvero buono. Dovete provare assolutamente questa ricetta e dirmi cosa ne pensate. Guardate che spettacolo. Buon appetito!